5 anni fa il mio profilo Facebook era quello di un IT in declino, che non aveva più nulla da condividere coi compagni delle medie dell'Ipsia di Via Europa, in una città che si era fatta andar bene il vigno. Bene, 5 anni dopo ho 110.000 followers e una media di 5.000 mi piace. Parma è diventata l'unica città creativa UNESCO per il ciclismo di colore, terza in Italia per multe dei VOPI, seconda nel paese per usura. Ha visto ritornare le ponghe ed è risalita ai primi posti per centri commerciali vuoti, mercatini street food e Moscow Mule. Una città coi conti finalmente in ordine, che ha vinto la partita che tutti davano per persa: far fallire le partecipate e non pagare i creditori. Sono tante le persone fatte e tante quelle che si vogliono drogare, perché Parma è una città in vasca. Va sempre avanti, dal Gianni al Civico 9, con la settimana bianca da raccontare e i premi Fidati Card da raggiungere. Nessuno di voi lascerebbe un lavoro da 3.333,33 periodico al mese. E io, come ognuno di voi, ho scelto di non tornare a tirare dei cavi Ethernet al Cradem. Per questo ho scelto di ricandidarmi a sindaco nella città dove sono nato e cresciuto, per continuare il lavoro da testimone al Parma Reggio e mettermi ancora al servizio di IAEN.